IWA, quindi l'Organizzazione Internazionale per l'Accessibilità, alla quale vanno i nostri ringraziamenti e le informazioni per chi volesse eventualmente contribuire ed associarsi all'IWA. PAS 2015 WordPress è stato presentato l'anno scorso qui a SMAU ed è quindi da un anno che ci si lavora e moltissime scuole, moltissime realtà adoperano PAS 2015 WordPress e non solo lo usano ma contribuiscono o attivamente con soluzioni, idee o con richieste al suo sviluppo e al suo miglioramento. Quindi è una comunità molto grande che gira attorno a questo nuovo tema. Un tema che è comunque ha avuto subito successo perché è semplice e facile da installare come tutte le soluzioni WordPress, è comunque bello, ha costituito un bel passo avanti rispetto a quello che era il modello per le scuole che avevamo proposto prima ed è comunque sempre migliorato e questo è un punto veramente a suo favore che vedremo comunque più avanti. La comunità si è allargata sempre di più e quindi il supporto della comunità è veramente costante. Non è utilizzato solo dalle scuole, ma anche da altre realtà della pubblica amministrazione e varie associazioni che ruotano attorno alla pubblica amministrazione o all'educazione. E c'è in tutte le salse. A volte non è riconoscibile un sito da un altro, non è riconoscibile il modello che sta sotto. Come potete vedere qua ci sono alcune schermate che mostrano soprattutto il cambio di colore, di sfondo, di immagine e così via. Allora, nella prima parte di questo incontro io vorrei dedicarla proprio alla personalizzazione del tema WordPress, come funziona per chi già lo fa, quindi per comunicare quello che facciamo o per dare suggerimenti su come farlo. Ci sono essenzialmente due modi per personalizzare il tema WordPress, il PAS 2015. Uno, personalizzarlo con le opzioni di default e si tratta essenzialmente di dare un tocco di colore, di qualche cambiamento, oppure fare una vera e propria ristrutturazione e questo si fa attraverso quello che viene chiamato tema child. Allora, per quel che riguarda la personalizzazione, che è soprattutto personalizzazione dei colori, ma non solo, si fa da bacheca. Qui c'è un'immagine che mostra semplicemente con l'opzione personalizzazione quali sono le cose che possono essere cambiate, il colore primario, il colore secondario e così via. E si può da lì gestire anche la navigazione. Volevo soffermarmi solo un momento nel dire che il progetto è nato come un progetto di accessibilità e quindi non lo dobbiamo dimenticare. Gestire i colori a nostro piacimento può avere un risvolto negativo, e cioè quello di non essere più accessibile. Nel momento in cui offriamo un tema fisso ed è così, la persona che ce l'ha fornito ci può garantire che il contrasto dei colori o la luminosità del tema è accessibile per tutti, anche per persone ipovedenti. Nel momento invece in cui la persona che installa il tema ha la libertà di cambiare, ecco che si può incorrere a degli errori. Suggeriamo quindi chi desidera cambiare l'aspetto grafico del tema WordPress di controllare comunque sempre quella che è soprattutto il contrasto dei colori che vengono utilizzati. A me è successo spesso di vedere dei siti molto belli fatti da colleghi, ma di dire stai attento perché non c'è sufficiente contrasto. Ci sono dei tool reperibili sul web, quelli sono due dei più famosi. La Web Accessibility Toolbar è un progetto piuttosto vecchio, però è stato recentemente nuovamente rinnovato. Possiamo vedere un esempio di una scelta di colori che non è magari un granché come originalità, però passa il controllo del contrasto, una che invece può essere magari per alcuni più gradevole, però non passa il controllo del contrasto colori. Sempre per modificare l'aspetto del tema, ma anche per aggiungere una personalizzazione maggiore, invece si adopera quello che è una cosa tipica di WordPress, il tema child. E
Qui oggi abbiamo appunto anche Christian Geller che ha dedicato molto lavoro al tema Child, ed eventualmente io presento un po' le cose che sono state fatte, ma se c'è bisogno può rispondere anche a delle domande. Child vuol dire bambino, ed effettivamente un tema child è un tema figlio, quindi se uno desidera fare un tema child fa un tema che è figlio del PAS 2015. È però un tema a tutti gli effetti e come figlio però importa tutte le funzionalità, le caratteristiche del tema padre. Quindi se quello che io voglio fare non è solo modificare il colore, lo sfondo, l'immagine di testata e così via, ma fare qualcosa di più, ecco che posso utilizzare questa seconda modalità. Si poteva senz'altro fare anche prima, anche con i precedenti temi di porte aperte sul web, temi WordPress, si poteva procedere ad una personalizzazione anche piuttosto spinta. Ed è successo, molti di noi lo hanno fatto, col risultato poi che all'interno della stessa comunità ci si chiedeva ma qual è il tema, per esempio il PAS 2013 originale, voglio partire da quello per fare delle modifiche, anche per creare lo stesso PAS 2015 era difficile arrivare al tema originale, al tema ufficiale. Si potevano modificare, una persona può comunque modificare a piacimento i file del tema, addirittura in maniera molto semplice dalla bacheca. Qual è lo svantaggio di questa operazione? Che è comunque molto semplice, appunto, oltre a perdere di vista l'originale e quindi a non poter più ritornare sui miei passi se ho perso il filo, perdo anche la possibilità di godere degli aggiornamenti che con il tema PAS 2015 sono costanti e integrati. Il tema è presente sulla piattaforma GitHub e Marco e tutti i collaboratori lo tengono costantemente aggiornato, vuoi per correggere degli errori, vuoi per fare delle migliorie, e si può aggiornare direttamente dalla bacheca in cui viene segnalato che è presente un aggiornamento. Quindi esattamente come si aggiorna un plugin, si passa alla versione successiva e non si perdono eventualmente le modifiche fatte con la personalizzazione. Se invece ho modificato i file del tema, quelli mi vanno completamente persi. Ecco perché quindi è importante, se si vogliono fare delle personalizzazioni forti, creare questo tema child. Contenuti nel tema figlio hanno la priorità su quelli del tema padre, quindi vanno a sovrascriverli. Quindi, per esempio, il CSS, io o faccio un CSS completamente, uno style CSS completamente nuovo, oppure faccio un file style CSS con le mie regole modificate e chiedo di importare lo style originale. Tutti gli altri file che io voglio modificare o creare di nuovi che non esistono avranno la priorità sui file del tema padre, con la sola eccezione del function PHP che invece, come c'è scritto, viene caricato prima di quello originario ma in aggiunta, quindi tutte le regole del tema originale sono comunque valide. Dove trovare aiuto per fare questo tipo di modifiche? Ad esempio nel gruppo Facebook Siti Scolastici sono caricati dei file con dei tema child, per esempio un layout verde sfumato che ricorda il precedente tema, oppure un child base per fare poi le modifiche che si desiderano, e anche un tutorial ad opera di Caterina Toccafondi, che è una WordPressista. Invece nella piattaforma GitHub, che è quella in cui si trova il tema PAS 2015, c'è anche una sezione PAS Child in cui ci sono un child vuoto che da modificare a piacimento e ha messo a disposizione il child creato per la sua scuola, Christian, con le sue funzionalità aggiuntive che qualche volta vengono poi anche integrate nel sito ufficiale se possono essere utili per molti. Queste sono eventualmente i link per accedere appunto alle due repository che ho detto prima, cioè il gruppo Siti Scolastici con degli esempi di file dati appunto dalla comunità e la piattaforma GitHub. Questo per quel che riguarda appunto la personalizzazione del tema è tutto.
E non so se prima di passare alla seconda parte, nella quale parleremo invece di delle nuove o rinnovate funzionalità e dei plugin, quindi integrati all'interno del tema, non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa sulla personalizzazione o se deferiamo tutto alla fine dell'incontro. Una delle novità più corpose di quest'anno, che ha riguardato di fatto tutti i siti internet, quindi ovviamente comprese le scuole, quello che abbiamo fatto con Porte Aperte è trovare una soluzione che vada bene per tutti, sia per i nuovi fase 2015 sia per il 2013, quindi in ogni caso abbiamo affrontato completamente la situazione. L'abbiamo fatto con due soluzioni, una con un modulo integrato realizzato da Christian e un'altra con un plugin esterno di fatto obbligatorio per PASP 2013, in quanto il modulo integrato per ovvie ragioni è incluso solo nella versione 2015. Vediamo se parte il video, che non parte, fa niente, comunque era... Allora, di fatto queste sono le due soluzioni, ovvero questa è quella tramite plugin, quella è quella tramite modulo. Entrambe funzionano allo stesso modo, entrambe hanno il blocco preventivo, tutto quello richiesto dalla legge. È possibile personalizzarne colori, pulsanti, alcuni hanno più funzioni, altri ne hanno altre, quello di Cristiano ne ha di più, giustamente. Entrambi, come dicevo, hanno il blocco preventivo, quindi quando si entra nel sito internet e non si è ancora cliccato il pulsante accetto, determinate parti dei codici, in questo caso erano video YouTube, vengono automaticamente bloccati. Questo appunto perché non è possibile servire cookie fino a quando non si dà il consenso. Qua un altro esempio, si entra nel sito, si vede la parte di codice bloccata, si vede il banner, si clicca su accetto e automaticamente la pagina viene ricaricata nella modalità completa, ovvero senza blocchi. Riassumendo, abbiamo un modulo che potete attivare e gestire dalle impostazioni del tema e il plugin che potete installare normalmente con qualsiasi plugin. Il modulo si aggiorna direttamente col tema in quanto è integrato, mentre il plugin prevede appunto gli aggiornamenti standard previsti da WordPress. Sono progettati in parallelo, hanno le stesse performance, gli stessi codici di blocco e possono anche essere eventualmente scambiati. Facciamo un esempio, state utilizzando nel 2013 il plugin, volete passare al 2015, potete tranquillamente attivare il modulo in quanto non ci sarà alcuna perdita di funzionalità o comunque non richiederà la tua aggiunta. Per quanto riguarda i plugin, anche da questo lato, io poi ovviamente anche Ignazio con Ago Pretorio e gestione circolari costantemente aggiornati, cerchiamo di stare al passo. Allora, questi sono i plugin che ho realizzato ad oggi, di fatto sono quelli che dovreste già conoscere, ovvero amministrazione aperta, programma per la gestione dei bandi di gara, amministrazione trasparente, gestione cookie e alcune due novità che vedremo. La prima riguarda Telegram, è ancora un po' in versione beta, non è ancora definitivo, comunque diciamo tra qualche settimana in ogni caso al più presto sarà possibile integrare uno dei cosiddetti bot di Telegram in un sito WordPress. Questo vuol dire che quando andate a pubblicare una notizia potete automaticamente far arrivare sul cellulare di tutti gli iscritti alla newsletter. Di fatto si tratta di una newsletter parallela, siamo abituati a mandarle come mail, ma credo che sia anche un po' il futuro cercare di avvicinarsi a questi strumenti. Ovviamente WhatsApp sarebbe più utilizzato, però per ragioni proprio tecniche di regolamenti di utilizzo con WhatsApp non è possibile. Telegram da questo lato è sicuramente più aperto e permette determinate cose. Questo è un esempio di quello che è possibile fare con Telegram. Io vado a inserire dei comandi sul sito intra, direttamente ci sarà un custom post type, vado a inserire il nome del comando, inserisco la risposta e in automatico tutti quelli che si collegheranno al vostro bot, in questo caso non c'è il nome, comunque avrete un nome, dato il nome, i vostri utenti lo aggiungono e poi gestite anche tutti gli utenti del sito. Io dal bot di Telegram gli do il comando e in automatico ho la risposta. Questa risposta può essere anche fatta di immagini, può essere fatta di link, possono esserci anteprime e può anche rimandare ad altri comandi. Questo è un comando, se io qua avessi messo
ancora banalmente slash contacts, qui avrei avuto ancora una cosa del genere cliccabile qua sotto e avrei potuto ovviamente rimandare ad altri messaggi. Altra cosa importante è che è compatibile con Zapier, una piattaforma di terze parti che di fatto vi permette di fare qualsiasi cosa. Banalmente avete un canale YouTube della scuola, quando viene caricato un video automaticamente arriva un messaggio su Telegram. Idem con Instagram, con qualsiasi fonte RSS e con tantissimi servizi quali Google Calendar. Praticamente è proprio Zapier permette tantissime automazioni e anche in modo molto semplice. Un'altra novità che però ci vorrà diciamo qualche mese prima che vada a regime è un sistema che visualizza i tabelloni municipali sul sito internet. Questa nuova piattaforma realizzata dall'azienda che vedete è una piattaforma cloud che hanno realizzato loro. Quello che ho voluto fare è cercare di portare quei tabelloni sul sito internet. Nella maggior parte dei tante delle notizie riguardano proprio bambini o comunque ragazzi, in questo caso dote sport, poi dote scuola, diciamo che periodicamente sono anche, ci sono spesso e volentieri informazioni molto utili per la scuola. Questo è il quadro che viene generato da quel plugin, c'è esattamente il tabellone che vedete, il tabellone municipale vero e proprio, con le scritte che scorrono e che si aggiornano in automatico. Questo è un altro plugin che sarà presto disponibile, l'ho realizzato qualche mese fa per essere un po' il fratello minore della VCP. La VCP, quello diciamo vero e proprio che alcuni voi utilizzeranno, permette di inserire le gare direttamente dal sito. In questo caso potete importare un file XML e da quello generare la tabella. Caso esempio, avete una scuola che utilizza un programma esterno che genera già un file XML e dovete pubblicarle sul sito. Dovreste rifarlo un'altra volta oppure utilizzare un PDF o comunque caricarli separatamente. In questo caso voi caricate il dataset XML generato da un programma esterno sul sito e in automatico viene generata una tabella con tutte le gare. Google Analytics, stiamo lavorando nel tema, non è ancora in versione finale. Stiamo sviluppando la versione 2.0 del nostro tema, dove ci sarà una grossa novità che vedremo tra poco, e Google Analytics, un nuovo sistema. Nuova visualizzazione, nuovi standard di sicurezza, non ci saranno più password in chiaro da inserire nelle impostazioni, il grafico è sicuramente migliore di quello precedente, più intuitivo, più anche gradevole. La nostra idea è di realizzare questa pagina anche per altri servizi esterni, ad esempio Piwik, però ovviamente richiederà più tempo. Tutto è configurabile dalle impostazioni, più bello funzionare. Arriviamo alla vera e propria novità del tema 2.0, che è la versione responsiva. Responsive è un modello di sito, possiamo definirlo una metodologia, che permette di adattare il sito internet a tutti gli schermi, ovvero dallo smartphone al PC a qualsiasi risoluzione. Non necessita plugin aggiuntivi. Abbiamo cercato di evitare caccia al tesoro, ovvero pulsanti che fanno comparire menu o cose di questo genere. Abbiamo cercato di dare continuità tra quello che è il sito vero e proprio normale e quella che è la versione mobile e appunto evitare anche soluzioni JavaScript o jQuery che non sempre danno il risultato sperato. Le nostre regole, quelle standard, e poi abbiamo delle ulteriori regole, delle regole aggiuntive che vanno ad attivarsi in determinate occasioni. In questo caso questo pezzo di codice viene attivato solamente quando la dimensione dello schermo è minore di 480 pixel. In questo esempio banalmente sul PC vedremo il colore blu, sul tablet il colore verde, giallo e rosso. Questo è anche utile per quando avrete magari necessità di andare a modificarlo da un tema child. Dovrete avere presente queste regole e addirittura andare anche a inserirle, perché se volete fare una modifica per esempio solo per quando aprite il cellulare appunto dovete specificarlo. In linea di massima qua abbiamo i tablet, qua i tablet in verticale e qua gli smartphone. Due visioni principali, quella che abbiamo adottato noi, quella desktop first, non è probabilmente la migliore sarebbe quella mobile first,
ma quella che è la storia del tema non ci permetteva neanche di stravolgere la struttura. È stato progettato per un computer per avere determinate regole di architettura delle informazioni e quindi abbiamo dovuto adottare questo approccio. Il sito è progettato per PC e man mano che lo schermo si rimpicciolisce vengono introdotte nuove regole. Questo è l'esempio, questo è il modello che vedrete da PC, questo è il tablet, ovvero con il menu che si spezza in due, e questa è la versione da cellulare. Entrambe presenteranno comunque le stesse cose, nel senso che entrambe le barre saranno comunque visibili, la parte centrale sarà comunque visibile e non ci sarà alcuna perdita di informazioni. E appunto smartphone, PC e tablet. Questo è un esempio, sono gli widget in home page, ne abbiamo due in orizzontale che quando vengono visualizzati da un cellulare diventano verticali. Altra cosa su cui ho voluto premere è quella del recupero dello spazio, nel senso che sul sito da PC abbiamo parecchi spazi inutilizzati in parte, per ovvie ragioni, anche perché non potremo allargare il sito all'infinito, sono schermi anche molto larghi e bisogna prevedere un limite. Su tablet, già di tablet e quindi anche sugli smartphone, tutti i bordi in parte vengono recuperati, quindi davvero abbiamo cercato di recuperare anche l'ultimo pixel rimasto. Quindi il tema è in fase di ultimazione, va attivato nelle impostazioni, perché alcuni potrebbero utilizzare già qualche altra soluzione, touch, ce n'è molti insomma, e quindi quando si va a aggiornare comunque la versione 2.0 potrete continuare a utilizzarle come versione alternativa. Potete scegliere di avere il responsive che si restringe e si adatta automaticamente, oppure appunto quella di utilizzare un'altra soluzione che può anche spezzare in quella visualizzazione e crea cose più particolari. Attenzione a temi fortemente personalizzati, Christian comunque dice che il suo è stato già testato e non avrà problemi, sì, non ci saranno problemi. E attenzione anche immagini, slider e video, perché quando si va a restringere la pagina c'è il rischio che sforino o comunque non vengano viste correttamente. Non dipende proprio dal tema, quello dipende più da metodologie e quando si inseriscono i contenuti. Come aggiornare questo tema? Ovviamente sarà aggiornabile esattamente come fosse un plugin. Per chi vuole provarlo in anteprima è già disponibile da tempo nel canale di sviluppo, ovvero da Aspetto, Temi, Puzzle 2015, potete aggiornarlo a qualsiasi versione da noi rilasciata. Quella in fase di sviluppo si chiama Master, quindi da quel menu entrate, selezionate versione Master, installa e avrete la nuova versione in anteprima, con il nuovo sistema Google Analytics, il nuovo modello responsive da attivare in versione beta e miglioramenti vari nel pannello di amministrazione. Concludendo, GitHub è la piattaforma che abbiamo scelto per lo sviluppo di questo tema. È una piattaforma molto interessante perché permette di avere traccia di tutto ciò che viene fatto e permette anche a tante persone contemporaneamente di intervenire nel codice. Tutto il codice aperto, il codice visualizzato, il codice è scaricabile. GitHub consente uno sviluppo collaborativo, consentendo comunque di fare segnalazioni e proposte, anche e soprattutto a livello di codice. Io posso andare su GitHub e leggermi il codice, vedo che qualcosa può essere migliorato e posso appunto migliorarlo e proporlo come pull push. Esatto, poi viene accettato e entra nella versione successiva rilasciata. Il tema ha bisogno di tutti, più gente c'è ovviamente più è ricco di funzioni, e questo è l'indirizzo per scaricarlo. Alla prossima. Se ci sono, deve essere stato acquistato. L'ultima sicuramente. In linea di massima le linee guida di WordPress consigliano di dare compatibilità con l'ultima due versioni da fare. Comunque con l'ultima funzione sicuramente consiglio sempre quello di aggiornare. Perché comunque non era ancora pronta e preparata, è una soluzione sempre per il tema, pensata soprattutto per le scuole, alla quale stiamo, non dico stiamo lavorando, ma ci stiamo pensando un po' tutti, con tutti
CMS ed è quello di poter offrire all'utenza una modulistica online. Recentemente ci siamo anche incontrati con i colleghi anche di Drupal o di altre piattaforme e abbiamo visto quali erano varie esperienze, perché il bello della comunità è anche quello. Chi parte, dico dal basso, ma non perché voglia dire che parte da terra, ma perché parte non da chi ha erogato il tema, ma da chi lo ha ricevuto, a volte dà delle soluzioni che sono veramente entusiasmanti e vengono poi utilizzate per tutti. Abbiamo quindi visto anche per WordPress alcune possibilità di creare la modulistica online e alcune sono tipiche di WordPress perché vengono fatte con dei plugin di WordPress, ci sono allo studio anche delle soluzioni esterne e ci si sta ragionando, anche questo molto probabilmente sarà fatto su GitHub. Se non ci sono particolari domande, cerchiamo di mostrare un po' in pratica come funzionano le cose delle quali vi abbiamo parlato. Questo qui è un sito demo dove utilizzo il mio tema Child, è già stato parzialmente testato con il discorso responsive, abbiamo potuto vedere prima si vedeva la modalità di e non una scheda intera. Una versione del tema Child che prima si parlava è nata è il discorso delle funzioni aggiuntive che si possono implementare. Io in questo caso, per esempio, ho aggiunto tre colonne di special page, che è quelle che utilizzo nella release 4, in modo da dare la possibilità di creare una pagina dinamica che si aggiorna in base al tipo di accesso che uno ha. Ho docenti, primaria, docenti secondaria e personale altro. Ognuno in base al proprio accesso cambia il contenuto grazie ai widget. Però onde evitare di ricopiare il template della home page e quindi avere 50-60 widget e poi si aveva molta difficoltà nel gestire la cosa, ho preferito aggiungere delle funzioni in più e creare un nuovo template. So che altre persone l'hanno utilizzata direttamente nelle pagine docenti o nelle pagine genitori pubblicamente senza passare con pagine statiche. Io non faccio nient'altro che creare tre colonne dove posso aggiungere tranquillamente qualsiasi tipo di widget presente all'interno del nostro team WordPress. In più ho cercato di sfruttare una funzione base di WordPress che molti richiedevano, perché nel 2013, se vi ricordate, c'era la possibilità di dire in home page fisso degli articoli predefiniti. Nel 2005 questa possibilità non c'era, in quanto utilizzando i widget andava sempre l'ultimo articolo inserito e quindi gli altri scalavano in automatico. Io ho utilizzato il famoso sticky di WordPress, è una piccola selezione che bisogna fare all'interno dell'articolo dove dire ok, questo rimane sempre in evidenza. Io l'ho sfruttato, ho creato un widget apposito dove vado a leggermi i sticky che ho segnalato e dico, nel mio caso ho selezionato semplicemente due sticky, poi li ho posizionati in un page al di sopra di tutti gli altri. In questo modo ho sfruttato questa funzione senza dire quali mando in home, quali non mando in home, e quindi non ho creato una categoria apposita di dire questi li lascio nella categoria home. Sfruttiamo quello che WordPress ci mette a disposizione. Se noi adesso vedere anche il mio profilo blocca, viene fuori ok, come potete vedere io qui ho semplicemente un articolo in evidenza, se vado negli articoli
questo banco solo parcheggio che non è il massimo, modifica rapida, metti questo articolo in evidenza. Andiamo qui, rifacciamo in altre pagine di pagina. In automatico viene riportato l'articolo. Questo rimane sempre. L'ordine è in base alla data di inserimento dell'articolo stesso. Un'altra funzione che c'è in questo tema che stiamo trattando io e Marco è il discorso di un'eventuale personalizzazione con la testata. C'è stata proposta, c'è stato passato il codice e lo stiamo analizzando. Vediamo se verrà implementato questa funzionalità. Sì, le statistiche nuove, se funzionano. Queste sono le nuove statistiche che stiamo elaborando. Fino adesso abbiamo fatto l'autentificazione utente e password. Con questo sistema abbiamo bypassato il discorso utente e password, anche perché Google sta abbandonando questa strada. In questi ultimi giorni sto vedendo nel gruppo che si sta ripresentando il problema che si è presentato circa 4-5 mesi fa. Questo sistema utilizza delle API, quindi con un'email e un'API poi caricate all'interno del sito si evita quel problema dell'utente password, e quindi fino adesso le statistiche sono sempre rimaste in linea e non hanno più creato quei famosi problemi di login e di autentificazione tra il vecchio sistema e quello nuovo che Google sta implementando. Probabilmente bisognerà utilizzare un'email che mi sono disposizione Marco. Sì, ho già memorizzato. Sì. A parte, cioè, basta scrivere l'email, c'è già il codice, c'è già il P12, il file P12 all'interno, quindi parte l'automatico. Questo è il canale dove è depositato tutto il codice del tema. Nella sezione release vediamo tutte le versioni rilasciate. Queste sono le versioni stabili del tema, quindi quelle che, su cui abbiamo abbastanza fiducia dell'affidabilità. Ovviamente poi sono continui miglioramenti e non credo sia giustificabile rimanere una versione vecchia, in quanto comunque c'è sempre una continua implementazione di nuove funzioni. La versione di sviluppo invece è quella che trovate direttamente a questo indirizzo, quindi senza entrare nel menu dei rilasci. Qui potete vedere quando sono state fatte le ultime modifiche, le ultime saranno 3 giorni fa, questo un giorno fa, su responsi. E queste appunto non sono ancora stabili, non sono ancora state rilasciate definitivamente, quindi non avrete ancora la notifica nella banking account. Potete comunque provarle, andate, ok, questo è in inglese, vabbè, vediamo. Allora, questo sarebbe meno aspetto temi, è tutto analogo alla versione italiana. Andiamo a selezionare il tema di WordPress, proviamo un'altra versione e scegliamo la master. Come vedete qua ci sono tutte le versioni rilasciate, dalla 1.0, la prima che abbiamo reso pubblica, a quella attuale che è la 1.6.6. Andando alla versione master, la installiamo, riporterà ancora come versione 1.6.6, questo perché quando ci sarà il salto alla 2.0 poi arriverà addirittura già la notifica a tutti. Ok, questo è il messaggio che ci indica che è stata aggiornata, quindi se noi andiamo in
Passbook 2015, impostazioni, abbiamo quella che è la versione di sviluppo appunto della, di Passbook 2015 2.0. dicevo prima, è responsive e da attivare manualmente. Quando lo installate anche la prima volta, lo troverete sempre disattivato. Questo appunto perché alcuni utilizzano Google Touch, quindi sarebbe, diciamo, controproducente andare magari a rovinare anche la visualizzazione della tablet, magari parte il sito anziché Google Touch, e comunque ci sono, diciamo, risultati magari non voluti. Attiviamo il responsive, qua è già abilitato perché era già installata una versione di sviluppo, e qua la sezione di Google Analytics. Allora, questa è la versione già nuova, ovvero quando aggiornate la versione 2.0, se voi non toccate niente nelle impostazioni, utilizza ancora il vecchio meccanismo. Quindi con la vostra password comparirà ancora il campo della vecchia password. Quando togliete la vecchia password, quindi quando decidete di passare al nuovo sistema, vi comparirà un messaggio in giallo, mi sembra comunque molto, molto esplicito. Vi chiederà di rimuovere la password, voi la rimuovete e non ve la lascerà più inserire. Quando rimuoverete la password nella versione 2.0, vedrete passare per forza di cose alla nuova versione. La nuova versione vi impone di inserire essenzialmente l'ID del profilo, lo trovate direttamente su Google Analytics. La username potete lasciarla eventualmente anche vuota. Nel momento in cui lasciate vuota, viene utilizzato un sistema di autenticazione che abbiamo realizzato per tutti i siti internet, quindi è unico. Se invece volete utilizzare la vostra email, quindi avere anche il vostro certificato P12, potete inserire qua la vostra email personalizzata e inserire il file P12 in una cartella speciale del tema Child. Se decidete il vostro meccanismo, non è così semplice, nel senso che non basta la mail di Google, ma bisogna addirittura andare a creare un'applicazione nel Google Home Center, quindi non è una cosa, diciamo, così banale. Ovviamente chi vuole risultati più professionali, più personalizzati, può tranquillamente farlo. Altre novità, abbiamo le impostazioni un attimo riviste, prima erano divise in blocchi, adesso sono tutte un po' più compattate. Modalità sottopagine, è possibile vederle direttamente sulla sidebar. Disabilitato verticale sinistra, verticale destra, orizzontale c'erano già nelle vecchie versioni, e la nuova sarà possibile anche mostrarle direttamente nella sidebar. Fixed menu rimane uguale, ovviamente nella versione responsive viene automaticamente disabilitato quando si accede da tablet, e rimangono poi gli stessi campi. Un'altra cosa particolare è che sarà disponibile il campo URL autore del sito. Questo perché se noi andiamo nel sito, ovviamente il nome di chi lo crea non è cliccabile. Alcuni andavano a modificarlo direttamente nel tema, adesso sarà più semplice, più veloce e fatto. Domande? Ho fatto visualizzare il sito per togliere l'autorizzazione cookie, che però non dovrebbe essere obbligatorio. Faccia parte del plugin o fa parte del modulo? Sì, no, sul sito che ho fatto vedere prima. Dicevo prima, c'è la soluzione col plugin e col modulo. Quello era il modulo suo, che fa tantissime cose e molto più personalizzabile. Quel pulsante, se non ricordo male, c'è la possibilità con flag di dire non farlo comparire. La normativa italiana dice che bisogna dare la possibilità all'utente di ritirare l'accettazione. Allora, ci sono due sistemi, o con quel pulsante, che quindi, oppure abbiamo un shortcode che adesso a memoria non me lo ricordo, non lo può scrivere, cookie control, una cosa di questo tipo, che si può inserire nella pagina della policy estesa, dove viene letto se l'utente ha già accettato o meno il cookie. Se è accettato, il cookie viene fuori il pulsante revoca cookie, perché la normativa dice che c'è anche la possibilità di dire che l'utente può ritirare l'accettazione data in precedenza. Io ho fatto tutte e due le situazioni, so che ci sono dei problemi, almeno mi sono stati segnalati sui telefoni, perché quel pulsante può creare qualche problema, magari se è posto o in basso a destra o in basso a sinistra, e quindi magari nascondere qualche
qualche contenuto. Nella versione responsive del tema si può valutare di dire ok, se sei sul cellulare con una visualizzazione di 480 elimina il pulsante in automatico, quindi quelle lì stiamo ancora sistemando un po' di cose. Nella vostra esperienza, quali sono gli istituti scolastici che fanno più uso di questi strumenti, professionali o quelli umanistici, liceo, classico, scientifico? Per esempio, in Emilia Romagna sono molto di più professionali, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quindi volevo sapere se qui in questa zona è diverso. I 700 siti attivi col tema 2015 e sono ovviamente prevalentemente scuole perché è un tema scolastico, ma di fatto di ogni tipo, nel senso che lo usa dalla scuola elementare, ho visto anche un asilo addirittura per alcune informazioni, quindi fino al superiore, alberghieri, professionali, licei, diciamo che non ci sono limiti anche perché è tutto personalizzabile, siano i contenuti, i colori, i banner. Sì, no, confermo, ma se devo dire la mia, sinceramente io trovo una grande diffusione negli istituti comprensivi perché è estremamente semplice e quindi dove magari non ci sono i tecnici o il personale che può fare delle soluzioni sviluppate in proprio, è facile, è comodo. Poi dopo successivamente magari utilizzano il nostro o gli altri temi degli altri CMS, anche istituti superiori, oltre appunto ad altre realtà non scolastiche. Però io ho trovato tantissima diffusione proprio negli istituti comprensivi.